Gabriella Mereu e la donna e la moglie perfetta in patriarcato. Gabriella Mereu e la moglie perfetta in patriarcato. Il fatto è che un caro amico mi ha mandato un sorprendente video di Gabriella Mereu. Io questo sorprendente video di Gabriella Mereu ve lo metto come link nel riassunto di questo video, così voi ve lo potete vedere nella sua interezza. Gabriella Mereu ci parla della moglie perfetta, ma Gabriella Mereu non parla di matriarcato e patriarcato, perché io sono autore di, vedete qua, la stirpe del serpente, dove per l'appunto parlo del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Ora la stirpe del serpente è esaurita, ma presto viene di nuovo pubblicata nel catalogo di un ottimo editore. La stirpe del serpente riappare nel 2019. È nata una quindicina d'anni fa, ora è esaurita, la vendono all'asta su eBay, te la fanno pagare 150-200 euro, perché è ricercatissima. Beh, insomma, Gabriella Mereu non parla di com'era la donna in matriarcato e di com'era la donna in patriarcato. Queste sono tematiche di Serafino Massoni. Il fatto è che Gabriella Mereu descrive molto bene qual è la moglie perfetta. E io dico, qual è la moglie perfetta in patriarcato? La moglie perfetta, dice Gabriella Mereu, è la donna mezza morta. È la donna mezza morta. È quella che io chiamo la donna cattiva in patriarcato, ovviamente. Perché in patriarcato la donna è resa cattiva, nella lingua latina vuol dire prigioniera, cattiva. Poi nella lingua italiana cattiva, prigioniera, perde una P di Palermo, prende un'altra T e diventa cattiva. E la donna mezza morta di Gabriella Mereu è quella che io ho sempre definito in patriarcato, la donna cattiva, la donna prigioniera che diventa cattiva, prigioniera. Per cui la moglie perfetta, io qua voglio portare avanti il discorso di Gabriella Mereu, la moglie migliore in patriarcato è proprio quella che io chiamo la donna cattiva, prigioniera, sottomessa. C'è la questione biblica di delle due donne di Adamo, prima c'era Lilith che non vuole essere sottomessa e scappa via, poi il Signore crea Eva che accetta di essere sottomessa, messa sotto. Allora, quella che Gabriella Mereu chiama la donna mezza morta, che è la moglie perfetta, io la definisco la donna, la moglie cattiva, prigioniera, cioè che è diventata cattiva. La donna mezza morta, la moglie mezza morta, che Gabriella Mereu è la moglie perfetta, è per me la donna cattiva, incattivita, che è la stessa cosa, perché la donna mezza morta di Gabriella Mereu è mezza morta, ma è anche una gatta morta. È una moglie perfetta che sta col marito per tutta la vita. Il matrimonio dura, sì, ma dura così, perché la donna mezza morta di Gabriella Mereu, che è la donna cattiva di Serafino Massoni, lo tiene in vita al matrimonio per tutta la vita, usco ad morte, però così, perché anche se è mezza, fa finta di essere mezza morta, è cattiva. È diventata cattiva, ma riempie il marito di corna, così, e il matrimonio dura usque a volte.
quelle donne che non sono state sottomesse sono poche. Non sono diventate donne mezze morte, gatte morte, quelle che chiamiamo cattive, 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 cattive. Quelli che non sono diventate donne mezze morte, donne cattive, cattive, o non si sposano, o se si sposano stanno col marito sin quando il rapporto funziona, quando il rapporto non funziona più, rompono il matrimonio, semmai si sposano con un altro uomo, semmai. Capito? Brava Gabriella Mereu, brava, 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 hai fatto il centro, sì, quella che tu chiami la moglie mezza morta, che è la moglie perfetta, è la moglie perfetta, la mezza morta, mezza catta morta, sì, io la chiamo la donna in patriarcato, la donna cattiva, cappa, prigioniera, che diventa cattiva, per cui riempie il marito di corna. Per cui il matrimonio dura per tutta la vita. Quindi questo titolo è intitolato Gabriella Mereu e la moglie perfetta in patriarcato. Questa è la stirpe del serpente e presto avremo tutti la soddisfazione di vederla risorgere nel catalogo di un'ottima casa editrice. Brava Gabriella Mereu. Okay.